Presentiamo stasera il libro di Fabio Arichetta sulle vicende politiche della Calabria ulteriore prima, nell'età del risorgimento, fra aspirazioni risorgimentali e insorgenze legittimiste. Si tratta di un testo che ci consente di ricostruire appunto le vicende politiche del Reggio e della sua provincia nella fase per molti versi decisiva del risorgimento. Quella che per certi versi si concluse nel 1848 e per altri versi segnò anche, con quella data simbolicamente così importante, segnò anche il doloroso distacco della gente del Sud dalla vicenda stessa del Risorgimento. Ecco, questo libro sembra calato soltanto nella realtà locale della nostra città, della nostra provincia, ma ci consente nello stesso tempo di individuare quel legame forte ed effettivo che esiste sempre fra la storia locale e la storia generale. Io ho indicato la data dell'848 come discrimine fra la partecipazione dei meridionali e la loro delusione. Ecco, la domanda che sorge è proprio questa: perché in quel momento si spezzò il rapporto di collaborazione e di condivisione della gente del Sud rispetto al progetto risorgimentale? E perché da allora in poi la partecipazione sarebbe diventata non solo sempre più flebile, ma si sarebbe trasformata ben presto in disincanto, delusione, distacco, addirittura ostilità? Il libro di Fabio Arichetta ci offre tutta una serie di dati per rispondere a questi interrogativi. Si tratta di pagine costruite su attente ricerche d'archivio che appunto possono essere utilmente adoperate per inserire Reggio e la sua provincia nella più complessiva vicenda del nostro risorgimento. Questo volume sulla Calabria ulteriore prima di Fabio Arichetta contiene una sillogia di 7 saggi. Sono stati scritti in tempi diversi, la maggior parte pubblicati sulla gloriosa rivista storica Calabria Sconosciuta. Evidenzia alcuni aspetti del risorgimento a Reggio e nella provincia. E da un lato i fautori dei modi risorgimentali, dal canonico Pellicano, a fratello Romeo, a Francesco Salvatore Buono, ma dall'altro anche gli aderenti al legittimismo che erano piuttosto numerosi, soprattutto nel Basso Reggio. Il lavoro si conclude con un saggio in cui l'autore mette in evidenza le carenze infrastrutturali della regione, priva di strade efficienti, di porti, un handicap che, per quanto riguarda lo sviluppo, che si è trascinato purtroppo anche dopo l'Unità d'Italia. Un lavoro che si basa su documenti talvolta anche inediti, reperiti con grande impegno, man mano che andava avanti sempre maggiore competenza, da Arichetta presso l'archivio di Stato, anche archivi ecclesiastici. Quindi arricchisce con questo suo saggio, questo suo libro, la conoscenza della nostra regione, in particolare della provincia di Reggio, nel periodo che va dai moti del 1799, dalla Repubblica Giacobina, sino all'Unità d'Italia. Stasera parleremo di questa nuova pubblicazione che raccoglie una serie di saggi che sono il frutto di un'attività di circa 12-15 anni che ho fatto a suo tempo e che avevo pubblicato anche in alcune circostanze per la rivista Calabria Sconosciuta. Stasera introduciamo questo libro nella linfa vitale della Biblioteca de Nava e lo facciamo anche con lo scopo specifico di creare una sorta di momento di divulgazione storica che non è fine a se stesso, in quanto il libro parla proprio dei modi risorgimentali nel
della Calabria ulteriore prima e delle, di quelle che vengono definite le insorgenze legittimiste successive all'arrivo di Garibaldi. Quindi un tema che è fortemente discusso ed è, tiene tra virgolette il banco tra la gente comune che desidera comunque potersi documentare maggiormente anche per combattere quella forma di disinformazione diffusa per cui si ha una conoscenza eccessivamente parziale e si predispongono delle griglie di interpretazione anche in ambito molto giornalistico con delle sintesi che non sempre corrispondono alla verità delle fonti storiche. Pertanto stasera non è solamente la presentazione del libro, ma un momento anche di divulgazione storica, di una divulgazione storica che deve fare rete e che allo stesso tempo deve essere divulgazione diffusa fra la gente con il fine diciamo principale di alimentare l'informazione corretta e fondata scientificamente fra le persone. Siamo al terzo numero dei Quaderni di Storia che la nostra casa editrice Città del Sole Edizioni pubblica in partenariato diciamo con il Circolo Nassi Laus. È una collana alla quale tengo particolarmente perché ritengo che sia un modo di mettere a disposizione sia degli studiosi ma anche e soprattutto degli studenti oppure comunque delle persone che si informano solo diciamo saltuariamente e distrattamente, di mettere a disposizione degli strumenti per conoscere quella che è la nostra storia e per conoscere la realtà del nostro territorio, perché alla fine la storia del territoriale, locale, chiamiamola così, è trascurata dalla grande storia, per cui voglio dire, noi studiamo per esempio sui libri di storia e parliamo dei moti del 48 e pochi sanno che i moti del 48 furono anticipati nel nostro territorio tra Reggio e Messina ben di un anno, nel senso che noi abbiamo i nostri eroi del risorgimento che però sui libri di testo nazionali, su quelli che passano nelle scuole che vengono adottati, praticamente non ci sono. Per cui penso che sia compito anche di un editore locale di appunto di dare una attenzione particolare a quelle che sono le nostre storie e le storie del nostro territorio. Vabbè, allora, amici verranno, è brutto tempo da ieri, quindi insomma, meglio cominciare intanto. Io ancora una volta ringrazio la Biblioteca De Nava per la possibilità che offre alle associazioni culturali, all'Associazione Culturale Nassi Laus come alle altre associazioni che operano nel territorio. Quindi ringrazio il dottor Caridi, ringrazio le amiche, l'amica Maria Potia qui presente, grazie a loro è possibile avere questa splendida sala aperta, frutto sembra nulla del loro personale sacrificio ovviamente, perché senza l'addetto chiamato ad aprire e a partecipare non avremo queste belle sale, quindi il ringraziamento è sempre d'obbligo. Esistono le associazioni culturali, esistono gli studiosi, i docenti, esiste la cultura, esiste anche chi rende possibile che queste manifestazioni possano essere realizzate. Ora all'amico dottore Carmelo Caridi una parola di saluto e poi insomma cominciamo. Buonasera a tutti, solito il saluto istituzionale. Niente, io ringrazio non soltanto Stefano come presidente della SLAUS, anche tutte le altre associazioni che hanno fatto richiesta di fare le loro manifestazioni, presentazioni di libri e approfondire dei temi abbastanza importanti che non si conoscono. Perciò cerchiamo insieme. E io ogni qualvolta c'è un argomento nuovo, sono qui seduto anche per approfondire la mia cultura. E niente, io ringrazio anche gli autori, i professori, l'editore, insomma tutti quelli che fanno parte della filiera culturale. E vi auguro un buon lavoro. Allora possiamo dare l'avvio con i saluti del presidente della Deputazione di Storia Patria, il professore Giuseppe Caridi, che insieme al Comune ha patrocinato e patrocina questa iniziativa.
Buonasera, anche io mi associo ai ringraziamenti del Presidente della Nazi Laos per il responsabile della Biblioteca Comunale che accoglie appunto queste iniziative non solo della Nazi Laos ma anche per esempio di altre associazioni che hanno avuto la possibilità di usufruire di questa splendida location. Devo subito evidenziare il rapporto culturale che ci lega ormai da parecchio tempo alla Nazi Laos, insieme con l'associazione, insieme con la quale abbiamo collaborato a tante iniziative che riguardano in particolare la storia della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione. Tra l'altro la Deputazione Storia Patria per la Calabria a questo compito istituzionale di promuovere gli studi che riguardano il passato della nostra regione. Nel caso particolare, questo volume di Fabio Arrighetta si inserisce efficacemente in questo quadro, volume che ha la prefazione di un altro nostro socio della deputazione, un socio brillante come il professore Antonino Romeo, e sarà lui a relazionare sul contenuto del libro, tra l'altro detto che è autore di una bella prefazione. Per quanto mi riguarda evidenzio l'opportunità di lavori simili, un lavoro di sintesi ed è una sillogia, raccoglie 7 saggi sparsi in riviste locali, in particolare nella benemerita rivista Calabria Sconosciuta, che come sappiamo purtroppo da qualche mese ha cessato la sua attività. Fabio Arrighetta è un socio piuttosto recente della deputazione, ma non si direbbe per la mole di iniziative che ha messo in atto e soprattutto per la fecondità che lo caratterizza, per la quantità di lavori che sta pubblicando sia nella nostra rivista storica calabrese che anche in altre sedi che spaziano, poi non ha una cronologia vasta, che spaziano dal periodo angioino sino al periodo post risorgimentale. Per esempio già nella rivista storica calabrese ci sono due suoi che uscirà a dicembre, ci saranno due suoi contributi. Mi ha fatto piacere sapere che aveva deciso insieme con un altro benemerito esponente della cultura regina come editore di Città del Sole, l'amico Arcidiego, Franco Arcidiego, che aveva messo insieme questi saggi in un volume appunto La Calabria ulteriore prima, fra modi risorgimentali e insorgenze, legittimisti. Un tema su cui si soffermerà con grande competenza il professore Antonino Romeo. Uno studioso, volevo ricordare che questo libro è un quaderno di storia. L'associazione Nazi Laos con la diciamo, adesione dell'amico Franco Arcidiego di Città del Sole ha pensato di realizzare una serie di quaderni, piccole pubblicazioni di storia e non solo di storia, avremo anche quanto prima un quaderno di filosofia con il dottore Vincenzo Mondolino che si avvantaggerà tra l'altro di due saggi del professore Dario Antisari, quindi un omaggio che Antisari ha fatto all'autore e a noi, quindi sono dei saggi anche questi importanti. E quindi per parlare di questo quaderno, il numero 3, il numero 2 siamo in attesa di pubblicare quello del professore Antonino Romeo, è una cosa importante per avvantaggiare la cultura anche della storia, della conoscenza della storia attraverso degli scritti agili, puntuali. Editore, prego. Ti ringrazio anch'io, mi associo ai saluti e ringraziamenti al nuovo direttore della biblioteca, l'amico dottore Carmelo Carini, il quale con grandissima abnegazione conosco bene il suo impegno perché
Abbiamo lavorato insieme alla commissione toponomastica e quindi so quello che è capace di produrre, però so pure le difficoltà che ci sono a districarsi con la burocrazia comunale, ma con tutte le burocrazie. Per cui ci sono dei gravi problemi nella biblioteca che riguardano per esempio l'aggiornamento dei volumi e soprattutto l'acquisizione dei nuovi testi. Addirittura pensate che ultimamente abbiamo scoperto, io poi ho passato l'elenco al dottore Caliti, che c'è stata una grossa elargizione da parte del Ministero a tutte le biblioteche italiane per l'acquisto di volumi, e in Calabria quasi tutte le biblioteche hanno avuto i volumi, solamente qui a Reggio non si sa per quale motivo chi ha preceduto il dottore Caliti ha dimenticato di fare la domanda e la richiesta al Ministero, per cui lui giustamente ha rivolto un appello a noi editori di donare insomma un po' di volumi, per cui noi stiamo preparando con mia moglie stiamo preparando un po' di scatole di libri, quantomeno di ultime edizioni, da donare alla biblioteca e consentire insomma un po' di arricchire un po' il patrimonio e di aggiornarlo anche con le nuove uscite. Detto questo, parlo subito di questa collana che rientra un po' in quella che è la mission della mia casa editrice, perché ho sempre pensato che il ruolo di un editore locale debba comunque essere quello di valorizzare sia la storia come anche però le risorse culturali che ci sono nel nostro territorio, quindi i lavori degli studiosi e dei giovani studiosi come in questo caso, che magari altrimenti non avrebbero l'opportunità di pubblicare i loro lavori. Per cui questa diciamo, azione congiunta che stiamo facendo con la Nassilaus va proprio in questa direzione, ma io mi auguro, forse questo lo predico da 20 anni, ma forse questa è ormai diventata quasi una presunzione, una mia destinata a rimanere nel vuoto, è quella che questi libri in qualche modo arrivino nelle scuole, perché non si capisce come mai questi benedetti libri di testo no, alla fine debbano seguire tutti questi canali ministeriali e poi vanno a finire ad essere adottati i libri delle grandi case editrici, tipo la scuola di Brescia, quanti altri, Zanichelli, insomma Mondadori, Azzanti, sempre i soliti noti, e poi alla fine magari ancora noi abbiamo i nostri giovani studenti che non sanno per esempio che i moti del 48 a Reggio e Messina sono iniziati un anno prima, no? I nostri eroi sono completamente sconosciuti semplicemente perché non passano dai libri di testo. Per cui se noi riusciamo a fare un'azione sinergica da questo punto di vista, ora le scuole hanno la possibilità di, oltre ai libri che si adottano, hanno la possibilità di adottare dei libri di lettura come complementari ad alcune materie. Per cui speriamo insomma di sensibilizzare, se magari vogliamo fare qualche volta qualche iniziativa coinvolgendo i direttori scolastici, secondo me insomma sarebbe una buona cosa. Chiudo dicendo del rapporto che mi lega con Fabio Righetta e con la sua famiglia. I nostri genitori erano grandissimi amici, delle persone veramente straordinarie, da tutta la famiglia Righetta, quindi io Fabio l'ho visto nascere e crescere, e quindi insomma sono molto contento di aver pubblicato il lavoro. Ringrazio i professori Caridi e Romeo per averci appoggiato anche in questo, grazie. Buonasera, sono lieto di presentare stasera questo libro di Fabio Arichetta, innanzitutto perché è un piacere affiancare un amico che realizza un suo importante progetto, ma anche perché questo testo ci offre la possibilità di mettere insieme alcune riflessioni, spero interessanti, sulla nostra storia locale e nazionale. Fabio Arichetta ha raccolto in questo volume una serie di saggi che ci presentano vicende e figure della nostra storia politica di Reggio e della provincia nella età del Risorgimento, in modo particolare in quel periodo iniziale del Risorgimento che si conclude per certi versi con il 1848-49 e la prima guerra di indipendenza. Un periodo particolarmente importante per una serie di motivi che ora le ho. Queste pagine, che sono fondate su attente documentate ricerche di archivio,
confortano innanzitutto la nostra identità di reggini e di meridionali in genere, perché fanno giustizia di luoghi comuni frettolosi e fuorvianti, secondo i quali il Risorgimento sarebbe stato opera soltanto dei patrioti del nord e noi meridionali avremmo assistito in modo piuttosto indifferente e passivo a questa grande vicenda politica nazionale. E invece, come risulta da queste pagine ad abbondanza, vedrei, anche dalle nostre parti circolavano le stesse idee, si agitavano le stesse passioni, si crearono gli stessi schieramenti contrapposti, si concepivano le stesse generose speranze. A questo punto però, ecco le riflessioni di cui parlavo prima, sorgono alcuni interrogativi. Se uguali furono appunto le speranze, i progetti, le condivisioni, la partecipazione, perché poi, dopo quella data che io ho indicato prima, dopo la prima guerra d'indipendenza, dopo il 48-49, nel momento decisivo del Risorgimento, la guida di questo movimento nazionale passò ai piemontesi, a Cavour, ai Savoia, perché ci fu questo distacco che divenne nel tempo delusione e addirittura ostilità? Ecco, sono questi gli interrogativi che scaturiscono dalla lettura, dall'osservazione dei dati che l'autore via via ci presenta. E io direi che proprio su questi dati dobbiamo ragionare. Si dice spesso che il Risorgimento fu opera di una minoranza. Ebbene, tutte le grandi rivoluzioni sono opere di minoranza, lo fu la rivoluzione inglese, lo fu quella francese, quella americana. Il problema qual è? Che mentre le minoranze inglesi, francesi e americane erano legate ad interessi costituiti, da noi queste minoranze furono soltanto intellettuali, in assenza appunto di grossi interessi costituiti. Il paese nel suo complesso era arretrato, non presentava interessi forti, e se c'erano questi interessi forti e moderni spingevano verso altre direzioni. Per parlare chiaro, se c'era un embrione di attività borghese moderna in Lombardia, tendeva più verso l'entroterra austriaco del grande impero asburgico anziché il resto del paese, che era abbastanza povero e non poteva costituire un mercato appetibile. Però tra i progetti intellettuali che nacquero allora, quello più cospicuo, più robusto, più ricco di potenzialità reali fu sicuramente quello dei cattolici liberali. Noi insistiamo ancora oggi per pigrizia a chiamarlo neoguelfo, ma si tratta di una definizione frettolosa, imprecisa e anche un po' denigratoria, perché neoguelfo vuol dire quasi voler ripristinare l'antica teocrazia medievale. Non è proprio questo. I cattolici liberali avevano un disegno di straordinaria e complessa modernità, ispirandosi, penso, al famoso testo di Benjamin Constant della religione del 1824, e sostenevano i vari Manzoni, Gioberti, Rosmini, Raffaello D'Ambruschini, Gino Capponi ed altri, sostenevano che nessuna libertà si può reggere se non è solidificata e sorretta da un afflato religioso. Diceva Constant, nel testo a cui facevo riferimento prima, che un popolo religioso può anche essere ridotto in schiavitù, ma nessun popolo irreligioso può rimanere libero. Dunque, avevano individuato la libertà sì come valore da affermare, ma la religione come supporto ideale di questo sforzo liberale. Ebbene, a quei personaggi illustri che ho citato prima, da Manzoni in poi, bisogna aggiungere appunto i nostri patrioti calabresi e reggini, quelli appunto che Fabio cita nel suo testo. Ecco, tutta una serie di illustri figure di sacerdoti o comunque di uomini riconducibili al mondo cattolico, a partire dal canonico Paolo Pellicano, che aveva l'ansia di libertà nel suo DNA familiare, nipote di Agamennone Spanò, allievo di quel Giuseppe Battaglia, che era stato
Giacobino prima, poi Muracchiano, e che, come racconta Cingari nella sua storia di Reggio Calabria, alla polizia borbonica che gli perquisiva la casa avrebbe detto: arrivate troppo tardi, le vipere che dovevo crescere le ho già cresciute, e alludeva ai suoi discepoli, fra i quali appunto Paolo Pellicano, per Paolo Pellicano che poi sarebbe stato un punto di riferimento dell'attività culturale regina con la rivista Fata Morgana. Ma Arichetta ci dà tutta una serie di nomi che rendono concreto questo mio discorso, tutta una serie di sacerdoti che parteciparono attivamente alla costruzione di un'opinione pubblica nazionale e liberale. C'è qui un elenco estremamente interessante, ma quando ci furono non si trattò soltanto di un'adesione puramente intellettuale e direi da salotto, ecco, perché quando ci furono poi i moti del 1847 a cui si faceva prima riferimento, questi sacerdoti scesero effettivamente in piazza. Ecco, il parroco appunto Francesco Suraci, Alessio Barroni, Sant'Alessio da Spromonte, Don Cotroneo di Laganari, insomma, ecco, che seguirono i fratelli Romeo nella loro marcia di avvicinamento verso Reggio. Quindi un coinvolgimento reale non soltanto nel momento della discussione, della preparazione teorica, ma anche nel momento della esecuzione pratica. Quindi questo cattolicesimo liberale, che rappresentava il meglio della attività politica di quel tempo, ebbe i suoi rappresentanti molteplici e illustri anche nella nostra realtà regina. Qual era il problema? Non era di piccola dimensione, che la Chiesa cattolica nella sua gerarchia non era per niente disposta e disponibile a incontrare il liberalismo. Già prima con Leone XII e la Ubinos, e poi con Gregorio XVI e la Virari Vos, e poi appunto con Pio IX, quel Papa che aveva fatto nascere alcune infondate illusioni, ma che ben presto si era smarcato da ogni tendenza liberale con la famosa promozione non semel del 29 aprile del 1848, in cui non soltanto separava l'attività e l'impegno dello Stato Pontificio da quello degli altri Stati italiani e si distaccava dalla guerra contro l'Austria, la cosa era anche comprensibile da un certo punto di vista, ma prendeva le distanze da ogni contatto improprio e contaminante con la dottrina liberale. Pio IX poi su questa strada avrebbe compiuto tanti altri passi significativi, avrebbe affermato in modo organico e deciso che la Chiesa cattolica non può, non vuole, non deve venire a patti con la dottrina liberale, con la libertà di coscienza. Quindi il punto debole, ma come dire implacabilmente debole, del cattolicesimo liberale fu proprio l'ostilità della Chiesa. E allora che cosa accadde a quel punto? Che il movimento risorgimentale del regino meridionale in genere, che proprio sul cattolicesimo liberale aveva fondato tante speranze, si ritirò in se stesso. Quant'è che avvenne questo riflusso di cui parlavo all'inizio? Avvenne proprio nel momento in cui l'appoggio potenziale della Chiesa venne meno completamente, fu sostituito da condanne aspre, da rampogne dure, da censure sempre più severe, e questi sacerdoti, questa opinione pubblica cattolica che prima era confluita nel grande filone risorgimentale nazionale, pian piano si ritrasse ai margini. Ecco, si ritrasse ai margini e la nostra partecipazione cominciò da quel momento a declinare. Voi dite, ma il cattolicesimo liberale era presente ovunque, in Lombardia, in Piemonte, in Toscana, non soltanto in Calabria, sì, ma altrove c'erano anche altri nuclei a cui fare riferimento, c'erano anche altre forze politiche, altre ideologie, c'era un sistema liberale di vario orientamento. Da noi invece quel cattolicesimo era il punto di riferimento di maggior peso, di maggior pregnanza. Venendo meno quello, venne meno anche questa volontà e questa ansia di partecipazione, con risultati che furono deleteri e negativi, e
per gli uni che per gli altri, che per i cattolici e per i patrioti che aspiravano invece al risorgimento, perché nel mondo cattolico prevalse il legittimismo sempre più reazionario, sempre più becero, e anche di questo troviamo tracce nelle pagine di questo volume. Troviamo per esempio non soltanto le posizioni della gerarchia che si oppose, l'arcivescovo di Reggio Mariano Ricciardi fu mandato via da Reggio, andò a Marsiglia, poi a Roma, e per molto tempo la sede episcopale rimase senza un titolare, ma avvenne ovunque questa rottura tra la gerarchia cattolica e il nuovo Stato italiano. A Napoli nel luglio del 1861 il cardinale arcivescovo Sisto Riario Sforza fu mandato via dalla città a mano militari, ma questo si propagò poi per i rami fino al basso clero, fino ai sacerdoti e ai frati. C'è un episodio raccontato appunto in questo volume in cui vediamo due frati domenicani, Tommaso Papagna e Tommaso Froio che pare si chiamassero, che furono arrestati per la loro opera di propaganda antinazionale, anti-italiana, e diedero anche origine a episodi coloriti. Litigarono con il capitano di una nave perché c'era la bandiera italiana lì esposta, quella bandiera che a loro dava fastidio, ecco, e furono trovati anche in possesso di un opuscolo contenente una profezia concepita qualche anno prima da una suora, Rosa Colomba Ardente, mi pare si chiamasse, ecco, in cui si annunciavano catastrofi, ecco, nel caso si fosse abbandonata la strada della obbedienza alla Chiesa in tutti i campi, a significare come la vicenda politica in tutti i tempi sia stata accompagnata da terrificanti diciamo pressioni di vario carattere, spesso improprio. Quindi da una parte un legittimismo sempre più arrabbiato, sempre più intransigente, l'intransigentismo fu il carattere che il cattolicesimo italiano assunse in tutte le sue manifestazioni per parecchi decenni, dall'altra parte come panda assolutamente comprensibile, ma non per questo lodevole, l'anticlericalismo, anch'esso direi becero, anch'esso discutibilissimo, insomma, ecco, questo anticlericalismo che caratterizza anche la nostra città. Pensate che il 20 agosto del 1861, il giorno prima appunto dell'arrivo di Garibaldi qui a Reggio, i padri gesuiti che gestivano il liceo, quel liceo che poi sarebbe stato intitolato lodevolmente a Campanella, ma anche in quella intitolazione c'era una volontà polemica, ecco, i padri gesuiti furono allontanati dalla città, il liceo fu assalito, fu data le fiamme alla biblioteca, furono distrutte tante cose appartenute appunto a questi frati gesuiti, e l'anonimo che poi stilò l'inventario dei beni scrisse con un volontario umorismo: inventario delle cose di appartenenza dei porchi padri gesuiti. Quindi è proprio quest'odio, questa antipatia diffusa a tutti i livelli e che poi si estrinsecò anche in manifestazioni veramente rilevanti e odiose anche. Ecco, cita Fabio Ricchetta la vicenda del diacono Matteo Cardone, il Bagnale, che fu messo sotto processo perché dal pulpito aveva fatto un certo discorso antinazionale, anti-italiano, fu sottoposto a processo, condannato poi a 3 mesi di carcere e a 51 lire di ammenda. Ecco, la nostra storia purtroppo è cresciuta in questa drammatica divisione e contrapposizione tra clericali integralisti e anticlericali mangiapreti, ecco, il che ha reso impossibile la creazione di una effettiva solidarietà nazionale intorno alle istituzioni del nuovo Stato. Ecco perché poi l'indifferenza
diventa disincanto, diventa distacco, delusione, ostilità addirittura, insomma, ecco, con il passare del tempo. E questo si proietta nel tempo per tanti decenni, tanto da indebolire profondamente il senso del ritrovarsi tutti all'interno delle istituzioni. Poi la guida politica è un'altra cosa, la guida del governo, ma il riconoscerci nelle istituzioni dovrebbe essere il punto di partenza di ogni comunità nazionale che sappia diventare Stato. Noi ancora non siamo riusciti a farlo dopo tanto tempo dalla unità effettiva. E d'altra parte, questo volume, oltre ad affrontare questa questione che mi sembra di fondamentale importanza, affronta negli ultimi saggi anche il tema delle insorgenze. È un tema, quello del brigantaggio, vastissimo. A me piace sottolineare un aspetto che anche Fabio prende in considerazione. Molto spesso, e ancora una volta per pigrizia mentale e per quel vizio che è il peccato mortale degli storici, quello di essere spesso vittime di anacronismo, molto spesso si vuole vedere nel brigantaggio una sorta di lotta di classe, di contadini contro proprietari, il che è una sovrapposizione di schemi di età successive ad un periodo in cui tutto questo non c'era, o se c'era era a livello veramente embrionale, puramente di pancia, non certamente di elaborazione politica. È interessante notare, e mi sembra importante da approfondire, il riferimento che si trova appunto in queste pagine al lanciere Tommaso Romeo, che era stato un, come dire, un soldato dell'esercito borbonico, un po' come il sergente romano Pasquale Domenico Romano. Dietro il brigantaggio c'è il legittimismo, c'è l'opposizione animata da Francesco II, sorretta dalla Chiesa, ma c'è l'incapacità del nuovo Stato di capire che i soldati borbonici dovevano essere in qualche modo recuperati, non potevano essere, come dire, messi all'indice soltanto perché legati al vecchio mondo borbonico. Quelli nella divisa avevano l'elemento di non solo di identità ma anche di riscatto sociale, erano importanti nella loro comunità perché erano il lanciere, erano il sergente. Una volta privati di quella dignità erano messi ai margini e divennero briganti. Ecco, è una chiave di lettura non secondaria del fenomeno del brigantaggio, l'incapacità del nuovo Stato di cogliere, come dire, la complessità della realtà locale, e di non fare attenzione alla necessità di recuperare coloro che erano stati su altre sponde, certo, ma erano stati lecitamente, legittimamente su altre sponde e potevano e dovevano essere recuperati. E invece e gli ex borbonici e i garibaldini furono esclusi e crearono tutta una serie di potenziali, come dire, sostenitori, ma non solo potenziali, effettivi sostenitori di queste insorgenze. Ecco, ed è una nota che mi sembra possa essere sviluppata e che merito di Fabio Righetti aver messo in evidenza. L'ultimo capitolo poi di questo libro ci consente di affrontare un tema che oggi viene spesso citato nel frettoloso, superficiale, spesso sciocco dibattito che caratterizza questo nostro tempo sventurato, e cioè la presunta felicità, ricchezza, prosperità del Regno delle Due Sicilie, che sarebbe stato avvilito e prostrato anche economicamente e socialmente dalla improvvida unificazione. Quante volte avete sentito dire: ah, la prima ferrovia nacque nel Regno delle Due Sicilie, che nel 1839, i famosi 7,5 km, mi pare, della Napoli-Portici, che consentirono al Reale Porto di andare
brillantemente in vacanza nell'arco di 10 minuti. E il problema qual è? Il problema è che al momento dell'unità d'Italia in Austria c'erano 3.000 chilometri di ferrovie, in Francia 9.000, in Germania 11.000, in Gran Bretagna 14.600, nell'Italia tutta 2.400, così divisi: 809 in Piemonte, 610 nel Lombardo-Veneto, 310 in Trentino e Venezia Giulia, 322 in Toscana, 126 nell'ex regno delle due Sicilie, che era partito per primo, ma si era fermato subito. Ecco, è vero che aveva creato la prima ferrovia, ma poi non erano stati sviluppati. 126 chilometri rispetto agli 809 del solo Piemonte, con una differenza, come dire, di superficie molto netta, di estensione molto netta. Ecco, nelle isole non c'era neanche un centimetro, non c'erano ferrovie per niente. È vero, nel 1818 il primo scafo a vapore, piroscafo a vapore, fu varato a Napoli, il Ferdinando I, che cominciò poi a viaggiare il 27 settembre del 818. È vero che fu il primo, ma poi non fu sviluppata questa iniziativa. Vedete, i primati non servono a niente se non fanno sistema, se non inducono, non spingono al sistema. È vero, anche poi in epoche successive abbiamo avuto il nastro azzurro per il volo Roma-New York, mi pare, insomma, in epoca fascista. Ma è stato il fatto che poi al momento della prova, nel momento della guerra, la reazione italiana era nettamente insufficiente e impari rispetto ai compiti che avrebbe dovuto assolvere. Perché? Per mille motivi che qui in questo momento, in questa sede, non posso ovviamente affrontare, non si era creato affatto una industria aeronautica in grado di competere con le esigenze, di affrontare le esigenze della modernità e di competere con l'aeronautica di altri stati. Quindi i primati non hanno senso, insomma, se non sono la molla e il presupposto di un'attività di sistema. Tanto per dire, ma giustamente Fabiani Detta insiste sulla assenza di infrastrutture e cita un episodio interessante. A Falla Rivera, illustre tecnico, nel 1833 aveva messo in evidenza che c'erano circa 33 km di strade, ecco, nel regno delle due Sicilie. Era il 1833, ecco, 30 anni dopo ce n'erano poco più di 45, cioè in 30 anni si era cresciuto di 1,5 km l'anno. E questa la pochezza. Perché non c'era stato nessun investimento in questo campo? Non c'era stato nessun investimento per una scelta politica, perché per investire bisogna ovviamente incamerare denari attraverso i tributi. Il regno delle due Sicilie non imponeva tassazione per non infierire sui cittadini, non voleva mettere le mani nelle tasche dei cittadini, come se le tasse fossero l'azione di un grassatore, di un brigante da strada, e non fossero invece l'elemento fondamentale su cui si regge ogni politica sociale, se esiste la voglia di fare una politica sociale. Quindi è vero che non si chiedevano tributi, ma non si facevano investimenti. Non si facevano investimenti nelle infrastrutture, come non si facevano investimenti nelle scuole, perché guai a rendere i cittadini consapevoli e maturi, bisognava tenerli nella ignoranza e nella obbedienza acritica a uno Stato parassita e a una Chiesa retrograda. Ferdinando II si vantava di tenere il suo Stato dall'acqua salata e l'acqua santa, e proprio questo fece sì che rimanesse a Bagnomaria e nell'incapacità di adeguarsi alle esigenze dei tempi moderni. Quante volte avete sentito dire: ma avevamo una capacità produttiva nel settore del ferro, mongiana. Vero, e io cito e chiudo. In particolare, nell'861 il ministro della Marina Luigi Menabrea creò una commissione per valutare le capacità e le potenzialità produttive
nel settore del ferro. Tre anni dopo, questa commissione guidata dall'ingegnere Felice Giordano espose i risultati appunto della sua indagine. A Mongiana si producevano 34.000 quintali l'anno, potevano diventare anche 50.000 per 20 anni. Il costo era di 70 centesimi al quintale, ma siccome mancavano le strade per poter portare questo ferro poi e commercializzarlo, i 70 centesimi diventavano 1,65 al quintale a Ferdinandea, 2,34 a Mongiana. Vedete che vuol dire non avere strade, non avere infrastrutture? Vuol dire che quello che si produceva non era più appetibile sul mercato, non aveva più prezzo, o almeno aveva un prezzo fuori mercato. All'isola d'Elba, nello stesso periodo, si producevano 400.000 quintali l'anno, quindi già molto più di quelli che c'erano a Mongiana, a 1,80 al quintale, che potevano diventare 80 centesimi per grandi partite. E questo è il fatto, e questa è la differenza. Fare sistema vuol dire consentire alle potenzialità che ci sono sul territorio di esplicarsi nella pienezza delle loro caratteristiche. Ecco, altrimenti si muore e si può limitare soltanto a sterili nostalgie che qualcuno cavalca utilmente per se stesso. E questo, sono tutte queste riflessioni che possiamo utilmente fare attraverso la lettura di queste pagine interessanti e intelligenti che Fabio Arichetta ha avuto il merito di mettere insieme e che consiglio a tutti di poter leggere per avere un'idea più chiara di quello che è stata la nostra realtà meridionale all'interno della più complessa storia dell'Italia e, se posso consigliare, all'interno della complessiva storia europea, perché è lì che il ritardo nostro è clamorosamente netto. Non è tanto il ritardo del sud rispetto al nord, che non era clamoroso, è il ritardo dell'Italia tutta rispetto all'Europa. E questo fa riflettere anche sulla necessità dolorosa di scelte che furono fatte e non potevano non essere fatte in quel contesto e con quel ritardo. Grazie. Grazie al professore Romeo, veramente, grazie al professore Carini, grazie anche all'editore Franco Arcidioco che mi ha per un momento suscitato in me un momento di commozione e di compunzione, ricordando i nostri genitori. E io ho capito che questo era il percorso di ricerca storico sul quale dovevo concentrarmi quando 10 anni fa inviai una di queste pubblicazioni, una monografia però mi diedero, gli amici di Calabria Sconosciuta, mi diedero un gruppetto di monografie, una di queste la inviai alla Società Napoletana di Storia Patria. Avevo avuto modo di conoscere la professoressa De Lorenzo e una di queste monografie mi consentì di essere associato poi direttamente alla professoressa De Lorenzo alla Società Napoletana, perché io ero un frequentatore di Napoli, di Roma in quel periodo, mi interessavo molto della crisi, diciamo, valoriale, del passaggio di valori che c'è nel Settecento napoletano, che è denso e ricco molto di arte, ma anche di grandi pensatori, perché come tante volte ci siamo detti con il professore Carini, tra l'altro voglio anche rammentare che il professore Carini è stato a tutti gli effetti il maestro di due generazioni di Arichetta, perché io ho una sorella che mi passa 20 anni che è stata allieva del professore Carini. Io sono molto giovane e l'incontro col professore Carini è stato un qualcosa di straordinario. Infatti un convegno studi proprio a Cambari ho detto il professore Carini e la deputazione tra il professore Carini e il vicepresidente Don Denisi, la deputazione è la mia seconda famiglia. Sono veramente molto emozionato stasera. Comunque è un libro che nasce anche con l'intento di costruire una storiografia saldamente ancorata alle fonti storiche,
cercare di fare chiarezza, di dare anche al grande pubblico un momento di sintesi, di evitare tutte quelle frottole sul regno delle due Sicilie, ma anche tenere insomma, moderati quelle che sono le rivendicazioni identitarie fuori tempo e fuori luogo. E ho trattato anche l'impegno di alcuni sacerdoti che fecero la scelta di lottare, perché erano fedeli soprattutto più che a Francesco II, avevano l'immagine di Ferdinando II, andarono incontro anche all'arresto, patirono le loro sofferenze, perché fecero la scelta, una scelta di essere dei sacerdoti insorgenti e legittimisti. E quando scoprì questi episodi, ritenni che fosse importante non solo ricordare la grande dignità e la grande figura storica del canonico Paolo Pellicano, che è qualcosa, credetemi, di straordinario, una figura straordinaria, ma ricordare anche questi sacerdoti che nessuno aveva ricordato, ma collocarli nel loro tempo, nella loro realtà, all'interno di quel conflitto, cercando anche di strapparli eventualmente a una pubblicistica faziosa che ne esalta alcuni aspetti, ma riconoscere dignità storica a queste figure. Ecco, io consiglio che vi do, ecco, utilizzatelo come una forma di scudo dalle cose che sentite quotidianamente, che non sempre purtroppo sono corrette, perché ormai si fa una pseudo storiografia che ha assunto delle connotazioni veramente assurde. Non siamo neanche alla distopia, ma siamo alla fantasia vera e propria, perché la distopia ha una sua, voglio dire, ha una sua genesi, ha una sua eziologia, ma siamo veramente alla ricostruzione storica fantasiosa. Io ultimamente sono stato impegnato, come indicato dalla deputazione, dal professor Cariti, nella commissione toponomastica, e vi posso dire che camminando per strada molte volte devo evitare tante persone, perché leggono qualcosa sui social, leggono qualche libello così di scarsa qualità scientifica, e poi vengono a fare la richiesta: togliamo questa strada, cancelliamo quell'altra, cancelliamo quell'altra ancora. Ecco, questi sono i danni che è un certo tipo di informazione che arriva al grande pubblico può fare. Ecco, il mio è un piccolo contributo per aiutare la storiografia, ma soprattutto a rasserenare quelli che sono i nodi storiografici più importanti, più discussi ultimamente, insomma, per, come si suol dire, per chiarire le idee. Grazie. Allora, grazie ancora a Fabio. Se ci sono degli interventi, delle riflessioni, delle domande, soprattutto da fare l'autore e i nostri relatori. Siete stati abbastanza esaurienti, esaustivi, professore? Volevo dare ovviamente i complimenti a Fabio, professore Romero. Mi volevo ricollegare quello che ha detto il professore Romeo a proposito delle differenze in campo economico, in campo industriale, che c'erano non tanto tra il sud e il nord all'indomani dell'Unità d'Italia. Da una ricerca approfondita da parte di uno storico con la S maiuscola, come il professore, il mio punto di riferimento, il mio professore Guido Pescosollo, tra l'altro recentemente ha pubblicato un volume su Rosario Romeo che presenteremo al più presto qua a Reggio, anche con la collaborazione eventuale della Massima House. Attraverso queste ricerche lui ha messo in evidenza come all'indomani dell'Unità d'Italia la produzione industriale del Regno delle Due Sicilie, per esempio campo metallurgico, rispetto al centro-nord era di 1 a 3, 1 a 4, cioè
il centro-nord produceva 3-4 volte più, ma anche in campo tessile più o meno c'era la stessa, lo stesso rapporto. Però è anche vero che messi insieme nord e sud, tutta l'Italia nel suo complesso, sapete quanto produceva rispetto all'Inghilterra che era all'avanguardia? Un 2 centesimo, non sto equivocando, un 2 centesimo, cioè la produzione intera industriale dell'Italia era un 2 centesimo rispetto a quella poi era dell'Inghilterra, quindi le condizioni erano di complessiva arretratezza. Poi negli anni successivi è stato privilegiato il centro-nord per quei motivi che ha indicato il professore Romero, cioè la collocazione geografica, la presenza di infrastrutture, la possibilità di avere un mercato più ampio, e si pensava che potesse essere, come dire, la locomotiva che avrebbe poi trascinato il resto. Poi questo non è avvenuto, però è anche vero che la crescita che c'è stata nel centro-nord in qualche modo, anche se non ha ridotto il gap, però ha trascinato anche il mezzogiorno. Adesso siamo in una condizione in cui non si parla più, purtroppo, non si parla più non da ora, ma ormai da decenni, di questione meridionale, ma diciamo che adesso non lo vogliamo chiamare questione, diciamo un problema, ma perché non viene ridotto questo divario, non ancora, e l'intera nazione a soffrirne. Ecco, solo questo. Chiudo con i complimenti ancora a Fabio per aver voluto mettere insieme questo volume. E allora io ringrazio ancora una volta la biblioteca per la disponibilità, gli amici, in attesa di un prossimo libro di Fabio, in attesa del quaderno numero 2 del professore Antonino Romeo. Grazie.